Sono lontani i tempi in cui l'italo-spagnolo si faceva notare nel programma di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi come tronista. Negli ultimi anni Fabio Collorecchio di Uomini e Donne ha stravolto la sua vita. L'ex corteggiatore di Teresa Cilia e successivamente ex tronista del programma di Maria De Filippi non vive più in Italia da qualche tempo. Dopo aver detto addio alla sua ex scelta Nicole Mazzocato, il personal trainer e modello italo-argentino ha partecipato a Supervivientes. La variante spagnola dell'Isola dei Famosi, in Honduras ha conosciuto Violeta Mangrinan, influencer ed ex protagonista di Mujer o Hay Hombres o Hay Viceversa, variante iberica di Uomini e Donne, e per amore ha traslocato in Spagna. Fabio e Violeta formano una delle coppie più solide dello showbiz spagnolo e nell'estate 2022 hanno avuto una bambina, la piccola Gala, un nome decisamente raro, una variante di Galina, che a sua volta deriva dal tardo nome greco Galenos, Galenos, che ha letteralmente il significato di calmo, mite, e trae la propria origine da Galene, Galene. Per tutti i motivi ha quindi il medesimo significato dei nomi Stellan, placido e quieto. A dare popolarità al nome ha senza dubbio contribuito la figura di Gala Eluard Dalí, moglie prima del poeta Paul Eluard e in seguito del pittore Salvador Dalí. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Fabio Collorecchio ha spiegato il motivo di tale decisione: piaceva molto a Violeta e, dato che ho un cognome lungo, mi è sembrato perfetto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi parlato delle nozze con Violeta Mangrinan: per ora dobbiamo crescere la bimba. Sono uno che va avanti facendo ciò che si sente e non so quando le cose avverranno. Per il momento Fabio Collorecchio e Violeta Mangrinan sono dunque concentrati sulla piccola Gala, nonostante l'intenso lavoro di entrambi. Dopo la partecipazione a Supervivientes, infatti, Collorecchio si è affermato come cantante in Spagna. È spesso in giro per concerti e live. Una vita decisamente nuova per il 32enne, più che mai contento e sereno accanto a Violeta. In seguito al parto la coppia ha deciso di conservare il cordone ombelicale per via delle cellule staminali di cui è ricco. La Mangrinan ha scelto di partorire in una clinica privata in modo da essere seguita nel migliore dei modi. Il parto è avvenuto in maniera naturale.